Sicurezza o morte? Perché nei film è tutto così illogico? Tutti questi cliché sono fastidiosi. Cindy sta passando un brutto momento. 3 anni in coma non sono uno scherzo. L'elettrocardiogramma bippa, è buio, è piena di tubi e bende. È tutto vano. Non c'è speranza di svegliarsi. Ma questo è un film. Cindy non si arrenderà. Coma? Niente di che! Si sveglia come se niente fosse. Truccata, pettinata e con la manicure. Come se fosse appena tornata dal salone di bellezza. C'era uno stilista nella sua stanza. È bella, di buon umore e piena di energia. Stacca i tubi e si toglie le bende. Che fretta c'è? C'è una festa? Non sei truccata per niente. E naturalmente nessun medico accanto. Cosa? Siamo nel 2020? I film horror sono una bestia diversa. Ecco la classica trama. Un gruppo di amici si sta divertendo. Ma da fuori provengono forti rumori. Avete visto? Dalla finestra c'è qualcuno là fuori! Oh mio Dio! Siamo super spaventati! Ma ovviamente andiamo a vedere. Disarmati, ma con i telefoni. Senza un po' di buon senso non sopravviverete. Ma secondo le leggi dell'horror una persona arriverà alla fine. Guardate qua, che grande squadra! Ma la cosa strana è che vanno sempre in direzioni diverse. Perché? Ovvio che sia più facile attaccarli singolarmente, no? Questo è tutto. Non andiamo oltre. È chiaro che non accadrà nulla di buono. Il protagonista del film che urla è un famoso cliché. E allora? Hai appena calpestato uno stronzetto di cane. Ma in un film significa che devi dare di matto. Devi mettere le mani in alto e ululare. E filmando dall'alto lo rende ancora più bello. Thomas sembra un tipo tranquillo. Ma se un'intera banda di criminali lo attacca, li batte in un secondo. Ma una lotta al cinema è diversa dalla realtà. Prima un lungo discorso dei cattivi all'eroe. Poi i cattivi cominciano ad arrivare uno a uno, come se facessero a turno. È chiaro che non sono molto intelligenti. È facile ingannarli. Crederanno anche che un uccello stia volando. E questo tizio ha una pistola, ma per qualche ragione non spara. Ora è disarmato e innocuo. Che cosa hanno che non va? Non conoscono i trucchetti? È come se al cinema accettassero solo i perdenti come cattivi. Ha picchiato un sacco di cattivi. Cosa ti aspettavi? Quando il protagonista muore in un film, fa piangere chiunque. Ma non quando ha qualcosa di importante da dire. Siamo arrivati alla fine di un film sul tesoro. La trama non è originale, ma nemmeno così male. Ed ecco la parte più fastidiosa. L'eroe parla di tutto, tranne che dei tesori nascosti. Tutti in silenzio per conoscere il segreto dell'antico tesoro. Ma no, il nonno decide di morire. Ma a volte la morte può essere ritardata. Classico! Un momento di tensione. Ma no, non questa volta. La situazione si fa ancora più tesa. Quasi fastidiosa. Poi riprende conoscenza. Acqua! Riusciremo a scoprire la verità? Quando il mistero è risolto, si corre all'avventura! Ma il film probabilmente non è interessante, dato che l'inizio è così noioso. Una scena di inseguimento in un film è eccitante! Quasi come uno spettacolo da circo! Salti, spaccate! Tutti nei film sono veloci! È come se si fossero allenati una vita!
correre giù per le scale? Oh, andiamo, chi vuoi impressionare? Che ci crediate o no, alla fine raggiunge il nemico. Oh no, lo fa di nuovo! Perché? È una specie di rituale di Kung Fu! Beh, sarebbe stupido non correre il rischio. Il cattivo riesce a scappare. Ehi, dov'è finito? Oh no, l'ho mancato di nuovo! Ovvio che se ne sia andato! Dovevi solo correre, non mostrare le tue capacità di parkour! Cindy sta avendo una brutta giornata. Il rumore in soffitta la tiene sveglia. È così che iniziano tutti i film dell'orrore. Qualcuno la aiuti! Ma magari chiamare la polizia, eh? Perché è solo la soffitta? Vorrà vedere l'assassino di persona. Sta salendo! Che coraggio! Pessima idea! Oh, il rallentatore! È in ogni scena! Perché il rallentatore in una commedia romantica? Per sottolineare la noiosità del momento? O trasformare una passeggiata in un viaggio emozionante? O mostrare come i capelli volino al vento? Questo cliché non è proprio fastidioso, è divertente, perché casuale! Ehi, sei lento o cosa? Aspetta! No, amico, non puoi raggiungerlo! Ogni thriller o film d'azione ha una scena cliché su una password. L'agente Collins ha un problema da risolvere. Deve trovare i codici di accesso. Perché questo disco rigido nasconde il segreto più oscuro dell'universo. Ma un agente esperto troverà sempre una soluzione. Ci sono così tanti indizi! E se fosse una data di nascita? Bene, bene, bene. Un segno sul calendario. E wow, l'anno sulla foto! Ma certo! Inserisci i numeri! Cosa? Non funziona! Ups, ecco la password! Perché i cattivi nei film sono così stupidi? Così fiduciosi da lasciare la password nel posto più visibile? Ma la gente forse è stata solo fortunata! Ma non tutti sono così fortunati. Questo detective cerca di risolvere il mistero da mesi ormai. È un duro, silenzioso, leale. Deve essere un lupo solitario senza amici. Praticamente un sociopatico. Ma ecco il problema. Anche lo spettatore ha già capito chi è il criminale. E il protagonista non riesce ancora a mettere insieme il puzzle. Perché ha ricevuto così tanti premi? Il cliché poliziesco più strano è che il cattivo scivola sempre tra le dita dell'eroe. Ci sono quasi! Oh, ehi, vicino! Per qualche ragione al genio del film mancano sempre dettagli importanti. E vedi cosa succede sotto il suo naso! Forse un giorno capirà. Eureka! È elementare! Sì, elementare, ma troppo tardi! Un combattimento con la spada sembra spettacolare. Ma ci sono anche tanti fastidiosi cliché. Le posizioni di combattimento, le minacce, le spade che brillano. E questo è tutto. Sì, è tutto molto bello. Ma dov'è l'azione? Il duello è interrotto da una conversazione. Così non va. È come se fossero un appuntamento. E poi se ne vanno in giro. Si fissano l'un l'altra, ma nessuno attacca. Mi gira la testa. E vanno avanti così. Quando combatteranno? Forse nella seconda metà del film. È facile per gli eroi combattere contro una folla di nemici. Sparano centinaia di proiettili senza cambiare un solo caricatore. Per un film di supereroi è un cliché comune. L'importante è rimanere calmi e concentrati. E poi andarsene con la musica di sottofondo. Come può essere la tua uscita dopo aver salvato la città? Nei film gli eroi devono spesso usare le auto di altri. La prendono solo in prestito, non è rubare.
Sono tutte disponibili. Basta salire e guidare, come in GTA. Le chiavi? Chi se ne frega? Il protagonista sa come rubare le auto. Basta collegare i fili e via! Ups! Qualcosa è andato storto! E se non funziona con una macchina, ne può sempre prendere un'altra! Le commedie romantiche sono così piene di cliché! C'è un sacco di rumore e di litigi! Ma i sentimenti sono più forti! Ci sono solo lui e lei! E anche se c'è un'apocalisse intorno a loro, l'importante ora è baciare con passione. Assicuratevi che tutti possano vedere le lacrime di tenerezza nei vostri occhi. Che dolci! Ti sono piaciuti i nostri sketch cinematografici? Hai visto film con cose del genere? Cosa ti infastidisce di più? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi video sui film di Trum Trum Select!